Io ho cominciato a studiare qua da piccola alla Libera Accademia del Teatro e poi diciamo che non ho mai smesso e sono arrivata al punto in cui ho deciso di farlo come lavoro. Arriva ad Arezzo e si chiama Carlotta Morelli, la protagonista femminile del thriller Il giorno dopo, ispirato al delitto di Meredith Kercher, scritto e diretto dal regista Ruggero Deodato, acclamato maestro dell'horror in tutta Europa. Sono state ricondotte le vicende del film ad alcuni fatti di cronaca. Diciamo che questa è una storia che poi nei fatti veri non si ritrova, perché è una storia nuova, è una storia che potrebbe essere, se effettivamente accaduta nella realtà, di cronaca nera, perché comunque il film è un thriller, c'è un omicidio proprio all'inizio del film e da lì poi si svolge tutto il resto della vicenda. Il giorno dopo, thriller italiano ma girato in inglese per aprirsi così ai mercati internazionali, prende avvio proprio dal giorno dopo Halloween, il 1 novembre, quando in una piccola cittadina universitaria succederà qualcosa di irreparabile che cambierà le vite dei protagonisti per sempre. Tre giovani, tre studenti che si svegliano una mattina, anzi si svegliano durante la notte dopo essere stati ad una festa in maschera e trovano la loro coinquilina morta. Il film si incentra in una categoria di giovani un po' perduti, che non hanno, un po' freddi, oserei dire, nei confronti di una vicenda così grave, ma proprio nei confronti un po' delle relazioni, di tutto, e quindi racconta una realtà di giovani un po' perversa. Lei è molto lontana da me, però è stato molto, anche molto bello, molto arricchente, molto interessante, perché quando ti trovi a dover dire, fare delle cose che non faresti mai, scopri dei lati di te stesso che magari non ti appartengono così tanto, ma che sono nascosti da qualche parte in te. E quindi questo è stato proprio un viaggio molto bello.